seconda parte di Polifemo. Beh, ci occupiamo di istruzione, ci occupiamo di scuola e siamo presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede. Beh, si celebra l'ultima domenica dell'Open Day con una giornata particolare, con un evento denominato Capoeira. E ne parliamo con il dirigente scolastico, la dottoressa Pasqua Vecchione. Allora, una giornata baciata dal sole, per fortuna, e all'insegna dell'integrazione, all'insegna del motto che siamo tutti uguali su questa terra. Sì, questa è una giornata che coincide con l'ultima giornata domenica aperta per quanto riguarda il programma degli Open Day per rivolta a genitori e a famiglie, per far conoscere l'istituto, i loro docenti, i laboratori, le attività, gli indirizzi che sono dentro la composizione di questo istituto di istruzione superiore. E, oggi è una giornata particolare, l'ultima, e la concludiamo con una arte marziale che si chiama Capoeira, e il gruppo è l'unico a tavola. Tipicamente brasiliana, se non erro. Ha un'origine storica che va dalla schiavitù ai simboli che prima erano di schiavitù e poi sono diventati di libertà. E simbolicamente noi vogliamo comunicare i concetti così grandi e importanti di inclusione, di integrazione. Inclusione e integrazione che non è solo fatta di integrazione di etnie. Infatti oggi sono qui dei componenti che sono di altre etnie, sono parte del CPA, del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti, che sono ospiti, nostri ospiti, e però ecco, li abbiamo invitati proprio a simboleggiare i concetti di cui parlavo prima. È un momento molto importante, un'iniziativa certamente lodevole, proprio perché va combattuta sul nascere ogni forma di razzismo, ed è opportuno che sin dalla più giovane età, sin dalla fase proprio di crescita, di formazione, si instilli, per così dire, l'idea della uguaglianza e della lotta ad ogni forma di discriminazione razziale. Certo, i concetti di libertà, uguaglianza, fratellanza vanno interiorizzati e vissuti non solo come parole, come concetti comunicati, ma come vita. Io direi dai 3 anni ai 18 anni, perché questa è la fase di istruzione e formazione verso la quale è deputata l'istruzione pubblica, che dovrebbe includere nella modalità comunicativa con i bambini e con i ragazzi e con i giovani dopo, includere queste non solo nel comunicare, ma ripeto, nel far vivere. E come si può far vivere se non attraverso l'inclusione reale? Quindi libertà, uguaglianza, fratellanza, siamo tutti fratelli, ma non per modo di dire, un modo un po' consueto, ma bisogna proprio viverla. E nella nostra scuola ci sono soltanto 2 ragazzi che sono di altra etnia e sono i migliori, sono molto rispettosi, sono un esempio sì anche per gli altri ragazzi. Torno su libertà, uguaglianza, fratellanza, siamo tutti fratelli sì, e nella scuola occorre vivere sin da piccoli questo viverlo e contagiarlo in sé, contaminarlo. La contaminazione di idee positive. La contaminazione positiva, poiché abbiamo tanti indirizzi del tecnico e dal nautico, che è un tecnico, quindi città di mare, alla moda, e allora i ragazzi. I ragazzi che devono vivere l'inclusione e l'integrazione non solo delle diverse etnie, ma i diversi modi di pensare, soprattutto se sono volti alla costruzione, certamente non alla distruzione, quindi la libertà viverla sin da piccoli. Eccoci ora in compagnia della professoressa Anna Alfeo, che si è occupata appunto dell'orientamento scolastico per quel che riguarda l'Archimede, tante domeniche dedicate agli Open Day, oggi la giornata conclusiva con questa lodevole manifestazione.
Sì, sono state numerose le domeniche dedicate all'apertura al territorio, sono state ben 7. Abbiamo scelto la tematica dell'integrazione per quasi celebrare l'ultimo giorno, inteso proprio come accoglienza dell'altro. Accoglienza dell'altro che non intende soltanto lo straniero, ma intende anche l'altro diverso da noi e quindi anche il nostro vicino di casa. Orientare oggi è una cosa molto complessa, non è più soltanto un orientamento scolastico, è un orientamento alla vita. L'Archimede vuole fare questo percorso di integrazione alla cittadinanza attiva, una cittadinanza responsabile. È per questo che non possiamo non considerare la multiculturalità. Può piacerci, non piacerci il fatto che comunque ci siano immigrati, ci siano persone straniere nella nostra terra, di fatto dobbiamo tener conto di questa realtà perché non possiamo bloccare la storia, quindi stiamo andando verso un'educazione che deve avere un obiettivo comune che è appunto quello della crescita. Mudù è un allievo dell'Istituto Archimede e colui per il quale è nata questa manifestazione. Allora, Mudù, come ti trovi qui da noi? Come ti trovi all'Archimede? Un bagno di affetto, il piacere di stare insieme? Benissimo, benissimo. La scuola è benissimo e anche c'è la disponibilità di tutti le materiali, tutte le disponibilità del materiale per fare i corsi facili. Ognuno ha il suo computer, ognuno ha il suo tornio, è una cosa splendida, non ho mai esperito, non è mia cosa, l'ho già saputo, è qua, lo so, così funziona, è una cosa importante. Ti trovi bene con i tuoi compagni di studi, i tuoi compagni di classe? Sì, gli studenti sono benissimo, mi trattano bene, ancora mi aiutano nella classe se ho qualche difficoltà nel qualche parola, qualche frase, qualche compito non ho capito, mi mandano messaggi sul WhatsApp, anche nella classe, quando ho difficoltà li fermano e mi chiedono le cose. Bene, mi guardano come un fratello grande tra noi, così, siamo fratelli. E lo stesso il rapporto con i professori? Sì, i professori anche sono buoni perché non si scocciano quando li fermo per chiedere le cose, i compiti facili se le fermano per chiedere qualcosa, non mai scocciano, sempre stanno lì per aiutarmi. Disponibili? Sì, disponibili per aiutarmi. Eccoci ora con Antonio Conte, rappresentante di istituto appunto dell'Archimede. Beh, una iniziativa che è solo il punto di partenza di tutto un programma mirante a combattere il razzismo e a esaltare l'uguaglianza. Noi come scuola vogliamo appunto combattere questo tipo di problematica e utilizzare anche gli spazi di assemblea di istituto per dedicare questi spazi per parlare di questa problematica ed anche dell'accettazione, in quanto noi da questi ragazzi possiamo soltanto apprendere. Ecco, quindi in tante circostanze vi siete sentiti arricchiti, avete imparato qualcosa? Certo, anche perché sono dei ragazzi che con un vissuto alle spalle che non uguagliabile a quello che come noi ragazzi. Noi diciamo stiamo bene, viviamo una vita tranquilla, loro hanno sofferto parecchio. Ragazzi da nostro non potranno mai immaginare di avere una vita come quella loro. E quindi si cerca di far sì che queste difficoltà siano superate. Esatto. Cercare di dare un presente e un futuro più lieto a chi non è stato fortunato come noi. Ed ora, dopo questa parte di Polifemo relativa a questa davvero encomiabile iniziativa dell'Archimede che appunto dice no al razzismo, lo dobbiamo dire tutti quanti a gran voce, un intermezzo pubblicitario e a seguire il momento musicale di Polifemo con gli specchi riflessi. Non cambiate canale, restate con noi.